dell'inquisitore mentre si stava dirigendo verso il convento dei Cappuccini di Pietralubbia, da Umbertide ad Ancona, dove si è fermato alcuni giorni e dove, solitario, è stato ad attendere la città che non si è accorta della sua presenza e dove i confratelli hanno goduto della sua presenza silente ed eloquente ad un tempo. Ed eccoci di nuovo a casa, sussurrando ancora con gioia quelle parole dette la sera del 9 luglio del 1657. Hic requies mea. La sera del prossimo 17 settembre, quindi tra qualche mese, il cardinale prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, invitato da Sua Eccellenza, aprirà ufficialmente un anno di grazia, il 350° anniversario della sua morte, avvenuta nella prima cameretta, in quella povera alcova di legno che tutti voi ben conoscete. Le varie iniziative di questo anno benedetto saranno un dono particolare offerto a voi, cittadini di Osimo. Quanti volti, quante storie, quante gioie condivise, quante lacrime asciugate, quante preghiere ascoltate. Il nostro San Giuseppe in questi tre lunghi mesi di pellegrinaggio ha fatto la spola tra la terra e il cielo per presentare tutto e tutti al Signore. Caro San Giuseppe, ora sei di nuovo nostro. Ora possiamo ancora stare accanto al tuo corpo benedetto. Possiamo ancora parlarti, ascoltarti e insieme a te desiderare, cercare e sognare il volto di Dio benedetto. Questa città che si onora di averti patrono ti saluta e gioisce del tuo ritorno mentre si affida ancora una volta al tuo patrocinio. I nostri giovani, impegnati nello studio, ti invocano loro celeste protettore. Tutti benedici e tutti guida ad una fede adulta in questo anno della fede che stiamo vivendo. Bentornato, San Giuseppe nostro, innamorato cantore di Maria, di Dio, pellegrino dell'assoluto. In questo mese di maggio, che volge al declino, vogliamo ripetere con te: bella Maria, bella Maria. Bentornato, San Giuseppe. Carissimi, avete pellegrinato, avete pregato e sono lieto anch'io come arcivescovo vostro di riabbracciare questo nostro fratello, questo nostro testimone e questo nostro maestro. Sì, abbiamo ritrovato un fratello che per un po' di tempo ci aveva lasciato. Fratello, perché San Giuseppe fa parte della vita di questa città. Per lui questa città è come una sua seconda famiglia. All'interno della famiglia vivono figli che sono fratelli. Abbiamo ritrovato un fratello che ci deve riabituare tutti a uno stile di cittadinanza aperta, gioiosa, solidale. Abbiamo ritrovato anche un testimone, sì, un testimone della fede. Un testimone molto utile in questo ultimo tempo per la vita della nostra non solo città, della nostra diocesi, ma per la vita della Chiesa. Stiamo celebrando l'anno della fede. Credo che santi come il nostro ci prendono per mano e ci dicono: fai come ho fatto io.
Sì, abbiamo tutti bisogno di ricopiare questa testimonianza, non nella fattispecie che è stata sua, non nelle modalità di una vocazione singolare, ma in quella fedeltà che ci riabitua tutti ad essere non solo conoscitori ma discepoli di Gesù Cristo, cioè a vivere una vita di Vangelo. E infine abbiamo ritrovato, volgarmente noi lo chiamiamo un patrono. Vorrei però che questo patrono, che ha anche la dimensione del padre, per noi si faccia maestro. Certamente, carissimi, non possiamo imitare la sua vita di frate e non possiamo essere anche noi racchiusi come lui tanti anni in quella sua piccola stanza che è diventato il luogo della sua santità. Ma stando adesso in questa urna che custodisce le sue sacre spoglie, si fa maestro per noi, perché tutti insieme si possa recuperare quelle dimensioni che rendono la nostra vita degna e bella. Mi permetto di dare voce a lui, perché in questa circostanza singolare che viviamo, in questo tempo di crisi, questo tempo di fiacchezza dello spirito, permettete che dica anche in questo tempo della solitudine profonda e anche in un tempo in cui spesso si avverte una siccità dell'anima, ecco, questo nostro fratello, testimone e maestro ci rieduchi a uno stile di vita sobrio, paziente, umile. Di modo che la nostra storia personale, la nostra vita recuperi quella bellezza di cui è arricchita la bellezza della vita, che è un grande dono da vivere con entusiasmo e con speranza e anche nella laboriosità. Anche io dico al nostro santo bentornato. Eccellenza illustrissima, carissimo padre Giancarlo, adesso mi sono impappinato sul titolo, padre Giancarlo, carissimo padre guardiano del santuario San Giuseppe da Copertino, carissimo San Giuseppe, bentornato ad Osimo. E ritorna ad Osimo, certo, il nostro santo patrono, ritorna ad Osimo forse il più bel fiore di un'esperienza che ha segnato da 800 anni la vita della nostra città, quell'esperienza di Francesco di Assisi, che soggiornò per due volte ad Osimo e che lasciò appunto tanti semi così belli che perdurano ancora ad oggi. Quindi saluto anche i rappresentanti delle altre famiglie francescane che sono in città, i minori alla misericordia, i frati di Maria che sono al santuario di Campocavallo insieme alle suore, e permettetemi di rivolgere al santuario, al rettore del santuario della Beata Vergine di Campocavallo, ai suoi confratelli, alle sue consorelle, alla confraternita che ha scortato l'urna di San Giuseppe da Campocavallo, dal santuario di Campocavallo sino a questa piazza, e a tutti i concittadini di quella splendida frazione un ringraziamento particolare, perché davvero ci sono stati vicini nell'organizzare questo ritorno di San Giuseppe nostro. Lo abbiamo accolto alla porta Vaccaro, la stessa porta che
lui percorse per entrare ad Osimo in quel lontano 1557. 1657. Stasera non va, sono già due le gaffe. Mettiamo le mani nel piatto, su, coraggio. E, no, anche perché avevo cioè, il discorso scritto, ma preferisco parlare a braccio, che è poi la cosa più spontanea e significativa di fronte a questa bella festa cittadina. Ecco, infatti ringrazio tutte le componenti, eccellenza, padre Giancarlo, di questa nostra realtà cittadina. Sono presenti i parroci, sono presenti tanti rappresentanti delle parrocchie, tantissimi rappresentanti delle associazioni cattoliche, delle associazioni giovanili, delle associazioni sportive, delle istituzioni culturali, delle confraternite. Ecco, una delle più grandi rappresentanze della nostra città ha accolto appunto a Porta Vaccaro, i nostri tre archi, il nostro San Giuseppe. Lo ha accolto perché davvero, dopo questa lunga peregrinazio, e ho potuto constatare davvero la grande festa, la grande gioia che Assisi ha tributato a San Giuseppe, ecco, ritorni in città e sia per noi un esempio, e la sua presenza nel santuario torni ad essere per noi un indirizzo da seguire, un indirizzo da seguire non solo nella vita spirituale osimana, ma anche nella vita civile della città, perché abbiamo bisogno di tornare, come ci ha invitato Sua Eccellenza, ad uno stile di vita sobrio. Abbiamo bisogno di individuare in questo momento in particolare quali sono le cose essenziali per andare avanti come vita familiare, personale, comunitaria, di fronte a queste difficoltà di questa crisi economica e non solo che ci troviamo a vivere. Ecco, abbiamo bisogno di stringerci a figure, a giganti dell'essenzialità e dei valori francescani, come San Giuseppe da Copertino, per poter affrontare questo particolare momento di vita personale, familiare, sociale e cittadina. E allora, quando cominceremo a sottolineare l'anno centenario, il 350° anniversario del suo transito, l'amministrazione comunale vorrebbe che tutte queste realtà cittadine, associative, enti, istituzioni, confraternite, parrocchie, associazioni di vario tipo e di vario genere, personalità della nostra città a vario titolo, si riunissero in un comitato, e abbiamo deliberato appunto di formare un comitato e di invitare tantissime persone a partecipare a questa costruzione di un anno centenario, e quindi di un anno di riscoperta della figura di San Giuseppe da Copertino e del suo messaggio spirituale, che contrariamente a quanti possano pensare non è banale, non è umile e modesto, ma è molto profondo. Ecco allora che abbiamo deliberato di invitare tantissime personalità e tutti i rappresentanti del mondo sociale cittadino a collaborare per rendere una grande festa e per rendere una grande testimonianza, e soprattutto per fare in modo che ancora una volta e ancora di più la spiritualità di San Giuseppe da Copertino, così forte nella spiritualità francescana, possa essere ancora di più riconosciuta e ancora di più apprezzata, non solo nella nostra città, non solo nella nostra regione, ma anche fuori
del nostro territorio, perché come avete sentito, dove San Giuseppe è andato sicuramente tante persone si sono rivolte a lui per avere un sostegno morale e spirituale, per poter pregare intorno alla sua urna e per poter avere quindi un coraggio maggiore, una forza interiore maggiore. Noi che abbiamo la fortuna e la responsabilità di custodire, grazie all'amorevole lavoro dei francescani conventuali presso la Basilica, di custodire, dicevo, le sue spoglie, le sue reliquie, dobbiamo certamente, abbiamo la fortuna, ma abbiamo anche la responsabilità di far conoscere il suo messaggio, direi, perdonatemi la mania di grandezza, direi al mondo intero. Quindi inizia oggi con questo suo ritorno a casa, inizia oggi per tutta la città un periodo di impegno per fare in modo che il 350esimo anniversario della sua morte a settembre possa cominciare nel migliore dei modi, e per questo ci dobbiamo preparare. Grazie, grazie a tutti voi che siete qui, sfidando anche le basse temperature di questo maggio piuttosto pazzerello dal punto di vista meteorologico. Grazie ancora a tutte le rappresentanze delle associazioni, delle varie espressioni cittadine e delle parrocchie per questa festa di rientro di San Giuseppe, del nostro patrono. Scusate se vi prendo un minuto prima di pregare un momento di ricevere la benedizione del nostro arcivescovo. Volevo ringraziare l'arcivescovo, i parroci, i movimenti ecclesiali, i gruppi, tutti quelli che si sono impegnati per questa fiaccolata, il signor sindaco e l'amministrazione comunale e tutte le altre autorità di ogni ordine e grado. Poi la GESCI, la Parco, la Stea, la Geos, la Società Asso, la Protezione Civile, la Croce Rossa, l'Avis, la Comunità di Campocavallo, il Gruppo dei Teofori, le Confraternite, il Gruppo Podistico e i Gruppi Sportivi. Un ringraziamento sincero da parte della Comunità Francescana di Osimo e mio in particolare. Adesso ci prepariamo a ricevere la benedizione dell'Arcivescovo.